Una giornata tra valli e canali alla scoperta di un borgo meraviglioso, ricco di storia, cultura e tanta tradizione. Senza dimenticare il buon cibo e l'avventura. Oggi una penna in valigia vi porta in Emilia-Romagna e vi apre le porte per un'esperienza unica alla scoperta della Salina di Comacchio e del suo famoso borgo, conosciuto anche come la Piccola Venezia, facilmente raggiungibile anche dalla città di Ravenna. Siete curiosi? E allora indossiamo scarpe comode e andiamo a esplorare la città. Eccoci arrivati a Comacchio, la nostra prima tappa è qui al quartiere San Pietro, caratterizzato da casette colorate super instagrammabili. Adesso ve le faccio vedere. Una volta arrivati qui è impossibile non venir rapiti dalla bellezza di queste casette color pastello che si riflettono sull'acqua. Il quartiere è uno dei più antichi della città, ma sembra un vero e proprio dipinto, e ci conduce fino al Ponte San Pietro. Si tratta di uno dei ponti meglio conservati di tutta Comacchio, ma ora proseguiamo la nostra visita e ci incamminiamo verso il centro storico. Durante la nostra passeggiata su questa via che fiancheggia il canale troviamo anche diversi negozi tipici, come questo, che vende le specialità del luogo, quali sono sicuramente i prodotti marinati, come anguilla e alici, ma troviamo anche biscotti dolci a forma di anguilla, pane coi fichi e tanti prodotti tipici ferraresi, perché se non ve l'ho detto, qui siamo in provincia di Ferrara. Continuiamo a camminare per qualche minuto per ritrovarci in questo punto. E come seconda tappa arriviamo nel cuore del centro storico qui. Sono sopra il Ponte degli Sbirri, dietro di me c'è il Museo del Tantico, ma di qua c'è il Ponte dei Tre Ponti. Impossibile non riconoscerlo perché si tratta del ponte simbolo della città di Comacchio e impossibile non rimanerne meravigliati. Pensate che questa rappresentava la porta della città verso il mare ed è qui dal 1638. Un'ultima scalinata e torniamo verso il Ponte degli Sbirri. E ora andremo a visitare il Museo del Tantico. Siamo all'interno del settecentesco ospedale degli infermi e qui da qualche anno ci si può immergere nella storia del Delta del Po, grazie a un mix tra reperti archeologici ed apparati multimediali che vanno a stimolare tutti i sensi. In che modo? Per esempio, in queste sale non solo possiamo ammirare il prezioso carico di una nave romana rinvenuta a Comacchio nel 1981, ma siamo anche accompagnati dal rumore del mare e dall'odore del sale. Un'esperienza multisensoriale che continua al piano superiore, dove possiamo scoprire la storia di Spina. Girando verso sinistra, infatti, si entra all'interno di una sezione dedicata alla città etrusca di Spina, dove possiamo scoprire la quotidianità di allora in un modo unico, anche attraverso questi video. Non mancano ovviamente reperti, gioielli e anche una ricostruzione delle vecchie tombe. Guardate qui, è così ben fatta che sembra che si tratti di scavi effettivamente fatti sul posto, proprio come se fossimo all'interno di un sito archeologico. Una delle cose che mi ha più colpito di questo museo sono sicuramente gli allestimenti. Guardate per esempio queste tombe etrusche e qui dietro di me c'è una coppia probabilmente di coniugi. Un'esperienza immersiva che ci permette di essere nei panni degli stessi archeologi. Proseguiamo il nostro percorso alla scoperta dei 1000 tesori del Museo del Tantico e arriviamo fino all'ultima sezione dedicata all'epoca medievale del Delta del Po. E qui il grande protagonista è sicuramente il commercio del sale. E a proposito di sale, adesso attraversiamo il centro storico di Comacchio per dirigerci verso la manifattura dei marinati, dove ci aspetta una visita guidata alla scoperta della Salina di Comacchio. Per raggiungerla passiamo sotto questo loggiato, il loggiato dei Cappuccini, caratterizzato da ben 143 archi, e dopo poco ci ritroviamo qui. E queste sono le nostre biciclette. Siamo arrivati alla manifattura dei marinati, ora prendiamo le biciclette e andiamo verso la valle. Pedaliamo tutti insieme sotto questo suggestivo loggiato e poi andiamo a raggiungere il nostro punto d'imbarco. Sì, avete capito bene, ho detto punto d'imbarco perché si tratta di un'escursione molto particolare, bike and boat, che abbina la bicicletta alla navigazione sulle valli di Comacchio. Si tratta di un'escursione adatta a tutti, che viene organizzata da Po Delta Tourism. Ed è perfetta non solo per risparmiare un po' di fatica, soprattutto se non si è ben allenati, ma anche per ammirare le valli da un'altra prospettiva, ovvero quella dell'acqua. Una volta superato il primo ponte, infatti, ci ritroviamo immersi in mezzo alla natura, con panorami davvero suggestivi e possiamo passare anche accanto ai bilancioni. E se ve lo state chiedendo, si tratta di strutture per la pesca ancora oggi perfettamente funzionanti. Ma non dimentichiamoci della natura, perché qui troviamo tantissima avifauna,
E non a caso Comacchio ospita ogni anno manifestazioni internazionali dedicate al beer watching, con tantissime iniziative e turisti provenienti da ogni parte d'Europa. La nostra navigazione è abbastanza breve, anche se ci regala dei panorami stupendi, e dopo circa una ventina di minuti approdiamo qui, nei pressi del Bettolino di Foce, dove inizierà la nostra avventura. Siamo sbarcati, adesso riprendiamo la bici, ma facciamo poca strada perché andiamo a mangiare. Il punto di approdo infatti è vicinissimo al Bettolino di Foce e sarebbe un vero peccato non fermarsi a mangiare in questo luogo storico oggi adibito a ristorante tipico. Se non avete voglia di pedalare, sappiate che potete raggiungere questo ristorante anche comodamente in macchina e poi concedervi una passeggiata nel cuore delle valli. Un consiglio? Cercate di prenotare. Si tratta di un posto molto gettonato e a giusta ragione. E subito dopo pranzo prendiamo la nostra bicicletta e partiamo per l'escursione. Ora che abbiamo la pancia piena, iniziamo a pedalare e andiamo in direzione della salina di Comacchio. Percorriamo questo sterrato circondati dall'acqua delle valli. Il percorso è abbastanza semplice, a parte qualche buca perché probabilmente nei giorni scorsi ha piovuto, ma comunque si fa tranquillamente ed è tutto in piano. Un'escursione quindi adatta a tutta la famiglia, che vi permette di scoprire questo territorio magico pedalando in mezzo alla natura. Guardate dove ci troviamo! Dopo circa un quarto d'ora di pedalata abbastanza sostenuta arriviamo a questo ponte, che normalmente si trova chiuso. Ma non per noi, infatti la salina è visitabile soltanto con guida, che naturalmente ha le chiavi. Non ci resta quindi che attraversare questo ponte di legno e immergerci nel cuore della salina, che ci accoglie con distese di acqua e soprattutto una vista super sui fenicotteri rosa. Eccoli lì, sono esattamente di fronte a noi e sono tantissimi. Se siete amanti del beer watching dovete assolutamente portarvi un binocolo. Dopo una breve ma doverosa pausa per osservare la natura, proseguiamo con la nostra pedalata e raggiungiamo Torre Rossa. Qualche minuto di pedalata e abbiamo già raggiunto Torre Rossa e adesso andiamo a vedere il panorama da lassù. Pensate che questa torre inizialmente era stata costruita per scopi difensivi, ma oggi si tratta di uno dei punti panoramici più suggestivi di tutta la valle e della salina naturalmente. Di sicuro uno dei posti preferiti da chi pratica birdwatching. La nostra escursione però non finisce qui e continuiamo a pedalare proprio lungo questa strada. Dopo alcuni minuti di pedalata iniziamo già a individuare i primi bacini per la raccolta del sale di Comacchio. E proprio qui, tra giugno e agosto, è possibile partecipare all'attività di raccolta, anche con i bambini. Noi però continuiamo a pedalare per raggiungere il vecchio stabilimento, che negli anni ha subito diversi cambiamenti. Nei secoli infatti si è passati da uno stabilimento moderno a raccolta multipla voluto dallo stesso Napoleone a uno stabilimento più industrializzato, che pensate ha cessato la sua attività soltanto nel 1985. Da quel momento in poi la salina è ritornata alla natura ed è diventata la seconda casa dei fenicotteri rosa, ma da qualche anno i comacchiesi hanno voluto riprendere la produzione del sale, riportando in vita la tradizione. Qui alla salina troverete anche una vecchia centrale elettrica del 1909 e qui dietro c'è ancora il vecchio trenino. E pensate che il trenino è proprio il mezzo alternativo con cui è possibile fare questa escursione. Ma torniamo a noi perché voglio farvi vedere una curiosità. Qui nella zona delle saline troviamo anche diverse piante di salicornia e dicono che sia salata, adesso l'assaggio. È salata davvero. Dopo questa degustazione improvvisata riprendiamo la bicicletta per tornare sulla nostra strada e pedaliamo in direzione Comacchio. Salutiamo la salina e torniamo verso Comacchio per andare a scoprire la manifattura dei marinati. Ma prima approfittiamo di queste postazioni per goderci un po' di relax, perché la pedalata sarà un po' più lunga, infatti questa volta torneremo a Comacchio con le nostre gambe. Il percorso comunque è molto semplice e attraverso un argine con vista su tantissimi bilancioni e dopo questo ponte arriveremo in città. E ora finalmente possiamo entrare all'interno della manifattura dei marinati, ovvero il fulcro della lavorazione dell'anguilla e dei pesci marinati. Oggi questo stabilimento si è trasformato in un vero e proprio museo laboratorio, ma alcuni di questi camini sono ancora attivi,
sia per le dimostrazioni ma anche per la cucina. E dopo una pedalata, degustazione dei prodotti tipici qui alla Manifattura dei Marinati. Non potevamo infatti lasciare questo posto storico senza una degustazione di prodotti tipici marinati. Un gustoso aperitivo per concludere al meglio questa giornata. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like e iscriviti al canale per scoprire nuove destinazioni di viaggio.